Ma prima di tutto è lunedì, e lunedì insomma ci si dice sempre, appena ci si vede, uè, buon lavoro. E chi ce lo dice soprattutto tutti i lunedì, grazie alla sua preparazione, grazie a tutto quello che tutte le settimane, tutti i giorni racconta su LinkedIn, beh, è Filippo Poletti, appunto, top voice di LinkedIn, che tutti i giorni sul suo profilo racconta storie di lavoro, di eccellenze, soprattutto del lavoro, e di buone notizie dal mondo del lavoro. E che tutti i lunedì ci regala tre parole per definire al meglio, appunto, la settimana che sta per iniziare, per definire il momento lavorativo che sta per iniziare. Allora non possiamo che chiedere a Filippo quali siano appunto le parole della settimana. Quali sono le tre parole di questa settimana, Filippo? Lo chiediamo a te, Filippo Poletti. Buon lavoro. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è casa. Piano casa a Edison. Ascoltate bene. Casa per 3 anni con possibilità di subentro successivamente nel contratto. È un progetto di medio-lungo termine, ha spiegato l'HR Giorgio Colombo. Ad avere diritto saranno i giovani laureati assunti su tutto il territorio nazionale che appunto abbiano bisogno di un'abitazione. Cosa farà l'azienda? L'azienda coprirà la differenza tra un terzo, comprese le spese, dello stipendio netto mensile e il costo dell'affitto. Poi al quarto anno il lavoratore potrà subentrare nel rapporto contrattuale con il proprietario. Interessante il piano casa di Edison. La seconda parola chiave della settimana è yoga. 2 ore di yoga o Pilates alla settimana al posto di 2 ore di lavoro. Dove accade? Accade a NetSeals, l'azienda di guarnizioni romagnola con quasi 50 dipendenti. Ascoltate, al posto delle 40 ore, chi sceglie o sceglierà di aderire alla proposta ne svolgerà appunto 38, sostituendo le ultime due con altrettante ore di attività fisica. È il benessere al lavoro durante il lavoro. La terza e ultima parola chiave della settimana è Smart Working a obiettivi. Standard 2 giorni di smart working su base ovviamente volontaria e se lavori bene ne puoi fare 5. A introdurre lo smart working avanzato è il Comune di Roma per i 9.000 dipendenti. Quando siamo stati in difficoltà per il pagamento del TFR alle insegnanti, ha spiegato l'amministrazione del Comune di Roma, una dipendente del 13° municipio è riuscita ad evadere tutte le pratiche da sola in 5 giorni di lavoro. È la conferma che questo strumento, hanno dichiarato, può migliorare le performance. Dunque, smart working con obiettivi da riflettere. E allora, buon lavoro a tutti!